Non dire sciocchezze! È un secolo che Harry piace ciò. No, Harry! A proposito, tu invece a chi lo scrivi quel romanzo? Chiese Ron a Hermione cercando di leggere il pezzo di pergamena che ormai toccava terra. Hermione lo sollevò per impedirgli di vedere. A Victor! Krum! Quanti altri Victor conosciamo? Ron non disse nulla, ma si incupì. Rimasero in silenzio ancora per una ventina di minuti. Ron finì il suo tema di trasfigurazione tra molti sbuffi di impazienza e cancellature. Hermione scrisse senza posa fino al margine estremo della pergamena per poi arrotolarla con cura e sigillarla. E Harry fissò il fuoco del camino, desiderando più di ogni altra cosa vedere apparire la testa di Sirius, che gli dava consigli sulle ragazze. Ma il fuoco si spense poco a poco, e guardandosi intorno, Harry vide che ancora una volta erano gli ultimi rimasti nella sala comune.